In tanti hanno partecipato alla veglia di preghiera organizzata dalla Pastorale del Lavoro qui al Mobilificio San Giacomo di Cecchini di Pasiano in occasione della festa dei lavoratori. I messaggi che sono stati lanciati sono stati quelli della speranza e dell'unità tra imprenditori, sindacati, lavoratori, politici, istituzioni. A partecipare il Vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini e le autorità. Abbiamo proprio sentito il Vescovo Pellegrini. Ecco, il tema di questo momento di preghiera è il tema della speranza, proprio perché siamo convinti che non occorre più fare tante parole, occorre che la speranza ritorni a generare, a rifiorire nei nostri cuori e sia quella che ci porta anche a un orizzonte più ampio. Credo che ci sono già anche dei piccoli segni, no? Anche le nostre istituzioni ci stanno dando segni di dialogo, di collaborazione, di superare le tensioni e le fratture, proprio per il bene di tutti, per il bene comune. Noi come cristiani, come credenti, vogliamo dire a tutti che la nostra speranza è Gesù Cristo vivo e risorto, che non ci lascia soli, che cammina insieme con noi e che ci fa superare proprio questi momenti di fatica e di difficoltà. A rappresentare le istituzioni il presidente della provincia Alessandro Ciriani. Sostanzialmente occorre che tutti facciano la loro parte per tentare di affrontare una crisi che ha delle dimensioni che definire drammatiche è assolutamente realistico. Occorre una politica più seria, più responsabile e anche più concreta, cioè bisogna fare le cose che i cittadini e le imprese si aspettano. Occorre che il mondo del credito distingua la finanza, che può farla ma non con i soldi dei cittadini, dal credito vero, che significa dare la disponibilità economica a imprese e famiglie in un momento di difficoltà. Occorre che il mondo, le categorie economiche continuino a fare ricerca, innovazione, selezione, formazione per creare più occupazione e affrontare la crisi. Occorre avere dei sindacati moderni, riformisti e non invece quelle frange di sindacato ideologizzato, oltranzista, nostalgico di un passato come quello degli anni 70 che per fortuna non c'è più.